noi ed Halloween, come avete potuto vedere, abbiamo addobbato leggermente la casa per Halloween. Ora vi giro la telecamera e vi faccio vedere cosa stiamo preparando. Ok, qui abbiamo i donut di Halloween che ho preso a Lidl, bicchierini, poi abbiamo sangue di pipistrello e fegato di drago avvelenato. In queste bolle andranno le patatine che poi vi farò vedere, piattini, poi ho fatto con la pasta sfoglia, scusate la luminosità, aspettate, non so se vedete bene, ho fatto sia i mostriciattoli che le mummie, troppo carini ragazzi. Ora sto facendo un'altra cosa in forno, un bel ragnetto che sforno a breve. E poi dopo ho fatto l'impasto della pizza che sta qua sopra. Ok, devo fare tante altre 1550.000 cose, Noemi, non toccare nulla. E niente ragazzi, io finisco di fare il tutto e poi vi aggiorno, vi faccio vedere un po' come abbiamo decorato casa. Ciao. Ok ragazzi, la tavola prende sempre più forma, c'è anche il ragnetto, abbiamo messo le patatine, poi vi faccio vedere che c'è l'impasto della pizza. Poi qui abbiamo messo... Chi l'ha tolto? No, oh, peccato, va bene, un po' di lucine, un po' di ragnatele. Vediamo. Con le mie bimbe dietro lo sfondo di Halloween. E dopo il film dei me contro te... Abbiamo comprato l'album Vacanze in Transilvania, pagato solamente 3,99 euro. Aspetta un secondo amore. Più 8 figurine, scusate, più 2 card. Ogni bustina di figurine contiene una card. Singolarmente non sappiamo il prezzo. Fai vedere Niki? Anche per te? Ok, lo apriamo? Certo. Buongiorno ragazze, oggi è il giorno dopo, quindi passato Halloween. Ieri poi non abbiamo ripreso più nulla perché c'erano tanti bimbi e ovviamente non mi sembrava il caso di riprenderli. Comunque è stata una festa fantastica, bimbe confermate? Sì. Com'è stata questa festa che ha fatto mammina? Bellissima, con le ciabelle di Halloween. Tante cose, che abbiamo fatto già vedere qualcosina. E niente, ora noi stiamo andando a comprare qualcosina all'Eurospin perché praticamente abbiamo il frigo vuotissimo, svaligiatissimo. E niente, qui c'è anche Papi che oggi è festa e non è andata al lavoro. Andiamo a Milano. Magari, no, non andiamo a Milano. E niente ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Ok, siamo tornati dall'Eurospin e vi faccio vedere subito cosa ho acquistato. Nel frattempo le bimbe stanno attaccando le figurine dei me contro te. Allora, iniziamo subito. Questo è lo scontrino e ho speso 26,88 euro. Allora, per prima cosa, aspettate che è un po' complicato se devo farvi vedere tutto. Ok, ho preso parmigiano reggiano, questo era in offerta, 1,19 euro. Poi ho preso per 50 centesimi una focaccina, che ho già mangiato ovviamente. Ok, scusate, piccola interruzione, dicevo, ho acquistato anche questo simil galvanino che era in offerta e l'ho pagato 1,99 euro. Poi per 1,19 euro questo bustone di rucola, 59 centesimi ho preso ceci, due confezioni, sempre 59 centesimi, fagioli cannellini e poi i piselli, ok, 1,89 euro. E io prendo questo a 3 perché a Nicole non piacciono, quindi li faccio solo a Noemi e quindi uno scatolino piccolino è sufficiente. Poi a 98 centesimi ho preso due melanzane, queste qui belle cicciottose, poi altra bustina, eccola qua, ho preso queste merendine qui tipo fruttolo, pan bauletto questo qui integrale a 1 euro, questo è 1 euro sicuramente, sempre simile al parmareggio.
Poi a 3,36 euro ho preso petto di pollo tagliato sottilissimo, 59 centesimi, due confezioni di questi yogurt a fragola con gli smarties. E ultima cosa che ho scelto, Niki, plum cake con le gocce di cioccolato. È vero. Ok, questa è tutta la mia spesa. No, non è vero, è una bugia. 3,39 euro, scusate. Ho preso questo bagno delicato, no lacrime. Allora, questo io ve lo straconsiglio perché è ottimo. Gli ingredienti sono tutti naturali, quindi non c'è niente che può far male ai vostri bimbi. Io lo uso per fargli lo shampoo, il bagnetto, intimo, per tutto. È un bel barattolone, per me da 500 ml, è veramente ottimo. Super consigliato. Niente ragazze, questa è tutta la spesa, la spesina. Io metto a posto tutto e ci aggiorniamo dopo. Ciao! Mangiatrice di yogurt accanita, eccola qui. La piccola se la addormicchia un po'. Oggi il tempo è un po' triste, ragazzi. Qui piove. Un po' moscetto. Niente. Però lo portiamo con l'ombrello. Lo usciamo un po', sì, oggi è festa, si esce. E niente, noi abbiamo pranzato. Ho pulito tutta la cucina, ho sistemato tutto. E niente ragazze, io chiudo qui questo video. Spero che questo piccolo video, con inclusa la festa di Halloween, scusami amore, vi sia piaciuta. Come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale. Se vi va mettete un bel pollicino in su per me e cliccate sulla campanella per non perdere i prossimi video. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.